Hey Cuj, benvenuti in questo nuovo video, sono Andrea Link 91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Ni No Kuni. Ci eravamo lasciati nel bosco tetro e a questo punto direi che l'unica cosa da fare è seguire Luccicogno e andare a cercare il maestro delle illusioni, che a quanto pare non è di là. Ma perché, se volessi andare di qua? Devo per forza seguirti, Luccicogno? La cosa non mi piace, voglio essere libero. Ma questo fiore è così tranquillo. L'acqua qui, che bello. Se si potesse esplorare più liberamente, non è che mi dispiacerebbe. Nanda, omaetachi wa? これが古の木や。久しぶりでな、旦那。雫か。わしに何の用だ。いやいや、一の国から客人が来ますね。ほんでもって旦那に色々とお力を貸していただきたいと。お前はいつも困った時にだけやってくる。全く調子のいいやつだ。すんません、旦那にはいつも感謝してます。しかしその子は。 長老もお気づきになられましたか。透き通った心の持ち主か。透き通った心は闇を打ち払う。雫、まさかお前。はい、俺たち蛇王と戦いますわ。なんと、相変わらずバカなやつじゃ。 よかろう、力を貸してやろう。しかし、その前にその子のイマージェンをどうにかせねばならんな。お、せや、確かに忘れるとこでした。旦那もこう言われてることやし、ちょっと早いけど、お前にイマージェンの出し方を教えといたるわ。イマージェン？せや、イマージェンや。この二の国では自分の心を実体化させて精神することができるんや。 それがイマージェンというわけや。ここからの道のりではもっと強いモンスターが出てくる。せやからお前のイマージェンにも手伝ってもらおうっちゅうことやな。僕にできるかな。できるもできんもない。やるんや。おかん助けんのやろ。あ、うん。ほなええか。マジックマスターを開いてここでイマージェンの魔法を使ってみ。 Creare un famiglio. Sembra interessante. Ma Luccicogno, qui non c'è nessun incantesimo chiamato Crea Famiglio. Ma che, mi stai pià in giro? Il ragazzo ha ragione, dà un'occhiata al suo abecedabra. La vecchia quercia mi ricorda molto l'albero Deku, però sembra più un papero. Sembra che manchino parecchie pagine. Davvero? O stracci loro? Per un po' di mortacci, no? Allora non posso lanciare l'incantesimo? Non sottovalutare i miei poteri, mio giovane amico. Perché dagli alberi si fanno i fogli, si fa la carta. E dalla carta si fa i fogli. Sì, ho saltato un po' un passaggio, ma è chiaro, dai. Il tuo nome è Oliver, dico bene? Fammi un po' vedere. Crea famiglio. Ah, sì. Questo è un piccolo dono da parte mia, giovane Oliver. Ha fatto la carta. Ok, quindi tutti quanti gli incantesimi sembra che si concludano con una striscia che dovrebbe essere tipo quello che attiva appunto l'incantesimo. Crea famiglio, perfetto. Grazie mille, vecchia quercia. Sappi però che possedere la pagina di un determinato incantesimo non vuol dire che sarai in grado di usarlo. Alcuni incantesimi non possono essere lanciati da certi maghi. Così è la vita. Sì, d'accordo, poi ci pensiamo. Ma prova a lanciare Crea Famiglio, va bene? Certo, Luccicogno. Abbiamo Trasmundi e Crea Famiglio. これは。なかなか筋がええぞ。これがお前の心の戦士、イマージン。心の戦士？そうや。お前の心の強さが実体化して戦士の姿になったんや。 これで本当に戦えるの？
こいつ。お前の心が強なったら、こいつも強なってくるんや。わお。Molto interessante questo famiglio. Allora questo è un famiglio, eh? E verrà con noi? Certo che sì, Oliveruccio. Più seme meglio è. Senti, perché non gli dai il nome a sto sordo De Cacio, eh? Tappo. No. Si chiamerà Lestar per un motivo molto preciso. Forse voi non lo sapete, ma alcune delle prime carte di Yu-Gi-Oh! Erano davvero particolari. C'era uno spadaccino di Lestar tra le carte, era proprio il suo nome. E era piccoletto con la spada, e quello è praticamente me l'ho ricordato. E quindi, dato che si chiama spadaccino di Lestar, ma ci entra solo Lestar, l'ho chiamato Lestar. Quanta lore. Oliver, non possiamo mandarti allo sbaraglio armato solo di quella misera bacchetta magica. Lascia che ti dia qualche incantesimo che ti aiuti in battaglia. Il primo è Tocca Sana, un sortileggio rigenerante. Yay! Ah, quindi fa. Quindi hanno anche diversi incroci, diciamo. Chiamiamoli così per essere attivati. Ah, vedi! Questo è l'incantesimo più utile di tutti per un giovane avventuriero. Lividi, ferite, bitorzoli, Tocca Sana te fa tornare come nuovo. Da come parli, pare che io mi debba aspettare di prendere un sacco di botte, Luccicogno. Poi ti dono il potere del calore infernale, Fuoco. Dai, ti fa sparare le fiamme. Cioè, ti fa sparare palle di fuoco. E si chiama Fuoco, in livornese. Gagliardo, sto sortilegio ti fa sparare le palle di fuoco. I mostri vegetali odiano le fiamme. Pure il nostro amico faccia di legno qui presente c'ha paura di fuoco. Luccicogno, come ti permetti? Non oseresti mai lanciarmi quell'incantesimo contro, non è vero? Certo che no, vecchia quercia. Fuoco. Perfetto, uno degli incantesimi ora hai disponibile. Oh, un mostriciattolo? Nania? Eh? Cazzo, mata chitan ya. Sassok tatakau de Oliver. Kore, do suru no? Tatakai no imeji o atama ni omoi ukaberu ya. So shitara so itsumo tatakatte kureru. Wakatta. Tatakai o imeji. Yatte miru. Quindi devo combattere con quel coso? Due addirittura. Grifo pollo. Se diventa più grande sono grifoni. Va bene, Ollino, è ora di imparare a combattere insieme a famigli. Come prima cosa devi scegliere chi combatterà tra te e l'amichetto tuo. Ok, quindi vediamo un po', selezionalo. Bene, già selezionato. Lestar, forte, ora mandalo a combattere. Oh. Ah, aspetta, vedi il cerchio in alto a sinistra? Quello è l'indicatore della resistenza del famiglio. Si dice per quanto tempo può ancora combattere. Più fatica il famiglio, più l'indicatore della resistenza si svuota. Quando l'indicatore è vuoto, vuol dire che il poveraccio è troppo stanco per combattere. Se sei furbo, richiami il famiglio prima che l'indicatore si svuoti per dargli un po' di riposo. Oh, c'è un'altra cosa che devi sapere sui famigli. Ovvero sto simbolino qui. Sogno celeste. Ok. Sì, ce l'hanno anche loro. È uguale. È una specie di segno zodiacale, ma ce ne sono solo quattro. Sole, luna, stella e pianeta. Noi siamo stella, no? Le abilità. Tagli folli. Per costo si è scritto a fianco a ciascuna abilità. PM, quindi punti magia. Perfetto. Tu e i famigli tuoi condividete sia i PM che i PS. Ah, ok. Super consiglio. La resistenza dei famigli scende sempre. Per questo motivo è meglio che ti scambi con loro spesso. Puoi farlo quando ti pare premendo L in qualsiasi momento. Ok. Perfetto. Ah, ma ha fatto un coso magico. Mannaggia la morte. Vediamo un po' quanto può combattere ancora sto piccoletto. Tanghete. E via. Sono a livello 3, ma mi sa che forse è meglio allenarsi un bel po', eh. Bene, famiglia a livello 2, ottimo. Hai imparato come si fa a combattere in famiglia, Oliveruccio? Se vuoi diventare un bravo combattente, devi capire quando nel caso le faggi liberamente il famiglio e quando invece ti conviene prendere comando della situazione. Farò del mio meglio, Luccicogno. Ok, è tornato dentro.
Oh, e quando non combatte, a bestiolina si rabbosa nella gabbia delle creature. Lo trovi lì, lo trovi. E poi vi sei famigli con sacco di ottime prelibatezza, ma perché? Au, quindi c'è l'affinità, e potrei potenziare le loro abilità. La gabbia delle creature, capito? Prometto che mi prenderò cura di lui, Lucciconio. Bene, sì, ci farò un salto. Oh, a momenti mi scordavo. Volevamo chiederti una cosuccia, sua troncosità. Dunque, a Gatmanducce sta una guardia e quel poveraccio ha un cuore infranto. Un cuore infranto, hai detto. Questo vuol dire che la malvagità di Shader si sta diffondendo sempre di più. Allora vi servirà. Sì, ci servirà quello, sua curiosità. Mi fa piacere vedere che sei sempre sveglio e attento, nonostante l'età. Ce l'hai sempre, sì. Sei sempre il solito impertinente, Luccicone. Certo che ce l'ho. Fammi dare un'occhiata. Con la mia bocca da papero. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Ma porcaccia la miseriaccia! Non mi dica che te lo sei perso! Eh? Perso? Taci, insolente! L'ho messo al sicuro tra i miei rami più alti. Il fatto è che lassù è un po' intricato. Mentre lo cerco, voi potreste farmi un favore. Un favore? No, guarda, scusa, ma ci avevamo fretta. Vorremmo tanto darti una mano, ma proprio non è possibile. Luccicone, dobbiamo aiutare la vecchia quercia. Ci ha dato quegli incantesimi, no? Ah, che piacere avere a che fare con un giovanotto così educato e responsabile. Veramente non ci avrei voglia, però il gioco mi impone. Va bene, ho capito l'antifona. Che ti serve? Parla su. Ecco, si tratta del guardiano della foresta. Erguardiano, eh? Come sta? Temo sia diventato negligente e disubbidiente. Ultimamente sta trascurando i suoi compiti. No, così non va bene. Allora vai che ti diamo una mano a fargli capire com'è che si deve comportarsi? Il guardiano. A giudicare dal nome deve essere un tipo tosto. Tosto? Quello è tosto tre volte. È molto più forte delle belve normali. Ma ora c'è in famiglia con te. Vedrai che non ci avrai problemi. E comunque, se un giorno dovrai affrontare Shader, non te puoi certo far spaventare da un semplice guardiano, no? D'accordo, lo farò. Sei davvero gentile, mio giovane amico. Troverai il guardiano nella parte più profonda del bosco, oltre alle cascate mormoranti. Buona fortuna. Grazie, eh. Prima gli incantesimi, poi famigli. Stai diventando un vero mago, Oliveruccio. Credo di sì. Perché non dai un'occhiata al tuo nuovo amico? E come faccio, Lucciconio? È facilissimo, ragazzi. Dunque, stiamo a sentire. Se guardi nel menu principale, vedrai che c'è sta amici e famigli. Ok. Dunque, per te la magia è una cosa nuova, perciò ci stanno dei limiti a quello che poi fa. Ma continua a combattere contro i mostri e vedrai che diventerai più forte. Questo si chiama salire di livello. Ah, qui posso anche girare la camera, è vero. Su, e guarda che bella faccina che c'ha quell'albero. Guardalo, guardalo. Vedrai che presto ti farai dei nuovi amici. Perciò ricordati di controllarli attentamente, come ti ho fatto vedere. Va bene, Lucciconio. Amici e famiglie, io direi insomma di andare intanto nella parte più profonda della foresta che penso si possa prendere da qui la strada. Sì, siamo venuti da qui, ma a questo punto direi insomma di deviare un attimino e andarci a curare piuttosto che andare a scarichi dal guardiano, no? Ecco, mo andiamo dove dobbiamo andare. Oh, su. Va bene. Perfetto, forziere, 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 che c'è, che c'è, che... e apriti. Pane, oh, pagnotta, bene, pagnottella. Oh, ah, è solo un piccolo passaggio, pensavo fosse una grotta. Sì, forse diventa una grotta, no, non diventa una grotta, è un bosco. Oliveruccio, stiamo a sentire. Quell'aria brulica dei mostri. Cerca di non farti massacrare del botto prima ancora di arrivare al guardiano, va bene? Me la caverà Lucciconio. Ora ho un famiglio che mi aiuta. Ah, vedi che fegato! E ricordati di lanciato a Casano se ti dovessi trovare in difficoltà. Me ne ricorderò. E non ti scordare quello che ti ha detto Faccia di Legno. Se vuoi accedere al menu degli incantesimi, devi premere Y. Già che ci sei, vedi anche che ti fa un po' di pratica pure col menu principale. Non ti preoccupare che lì non bufa danni. Fecca pure il naso dove te pare. Poi quando imparerai roba nuova, sul menu principale sarderanno fuori altre opzioni. Per
Pertanto, dai un'occhiata ogni tanto. Accipicchia, ci sono tantissime cose da ricordare. Non ti preoccupare, e mo andiamo alle cascate mormoranti. Dovremmo trovare il guardiano della foresta. Giusto, dobbiamo aiutarlo a tornare in sé. Certo. Ah, qui si poteva salvare, certo. Oppila, oppila. Dai, vieni, attacca, 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 coniglietto. E siamo pronti per tornare, visto? Veloce, veloce è stata. Cerco di combattere un po' contro tutti, tanto abbiamo tocca sana, poi che ci fa recuperare la salute. Intanto mi guardo anche un po' intorno con la camera che si può muovere. Perché ragazzi, è bello il paesaggio. Attaccalo, attaccalo. Bene, bene, facciamo col verme carnivoro. Ah, ma... ok, niente, lo facciamo con il famiglio. Va, attacco. Pengite, spangite, stingite, stungite. Tac, tacchete, stingite, stengite. E su, e si schiatta. Insomma, picchiano tosto sti piccoletti, eh. Alla facciaccia loro. Livello 3, buono. Landstar inizia ad essere forte. Così deve essere. Allora, vorrei andare di qua, ma prima io andrei di qua, sinceramente. Mi sembrava di aver visto qualcosa, mi sono sbagliato allora. No, lì sotto c'è, ma si continua. Quindi io andrei per di qua prima. Vai, preso alle spalle. Poverino! Ma ho fatto un danno massimo! Ho distrutto! È stato piuttosto veloce, ragazzi, non me l'aspettavo. Oppure è il grifo proprio che è debolissimo. Ah, bene, qui c'è un baule che è blu e non rosso. Oh, proprio come gli... oddio. Proprio come gli altri giochi level 5 ci vuole qui un incantesimo più forte. Negli altri giochi ci vuole appunto una chiave argento o oro. Dico, mi pare strano che abbia un colore diverso e me lo faccia aprire, ed infatti non ho potuto aprirlo. Tocca sana che me ne consuma 3 però. Insomma, mi ricarica anche poca salute, non è che mi ricarichi chissà quanto. Continuiamo qui, perfetto. Oh, che succede? Ah, vedi che sbarato! Un momento mi scordavo di dire una cosa sui famigli. Che cosa? Si tratta di una roba importante, Oliveruccio, perciò ascoltami bene, d'accordo? Ti ho già fatto vedere che i famigli possono usare l'abilità, non è vero? Allora devi sapere che quando le creature diventano più forti, imparano delle abilità nuove di zecca. Se vuoi vedere l'abilità dei famigli tua, seleziona amici e famigli dal menu principale. Le abilità sono una cosa diversa dalla magia. Ogni abilità va a riempire lo slot d'ordine. Se vuoi cambiare gli slot di ordine delle abilità, premi X quando stai in amici e famiglia. Oh, e per fargli imparare una nuova abilità devi scordarne una che già conosceva. Perfetto. Ok, facciamo un attimo una prova allora. Prima di impararne alcune però deve anche diventare di livello più alto. Quindi per il momento nulla. All'attacco! Niente, non l'ho preso di sorpresa. Da qui in giù devo andare. Po'. Bene. Bello comunque sia. Fiumiciattolo. Oh. Oh. Attenzione. Qui, qui, qui. Bene. Ah ah. Ah, forse. Chi ha preso di sorpresa a chi? Vediamo un po'. Ok, lui. Nessuno. Continuiamo. Oh. Wow. Cavoli. Ma questo era una specie di dinosauro. Wow, bello. Comunque sia, penso che il guardiano del bosco sia tipo la boss fight. Oh va. Stavo salendo a caso per vedere. Caffè freddo. Dico, salivo a caso e ho trovato appunto quel forziere. Allora, qui si prosegue. Allora, no, scusami. Ah, no, no, ok, mi sembrava una grotta questa qui, perfetto, bene, bene. Non vedo l'ora di affrontare questo boss. Il primo. Oh. Eh sì,
Guarda che bello spazio ampio. Aspetto, Oliveruccio. Eh? Che c'è? Non senti niente, ragazzi? Arriva qualcuno. No, io non... È lui! È il guardiano dei mostracci sua! Ma non mi aspettavo di certo una cosa del genere. Vabbè, comunque sia, incantesimo. Fuoco. Oh, buono, buono, buono. No, fuoco. Su di lui. E che? Wow, 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 uragano. La situazione è seria, Ollino. Te devi la difendere. Hai visto l'ordine difenditi? Sì, allora usalo, perfetto. Mettete in guardia. Uragano. Ah, ok. Sei forte. Quando te difendi contro attacchi così forti puoi guadagnare un bonus molto bene. Quando vedi che il nemico si prepara a farti uno scherzo ti conviene metterti in guardia. Wow. Perfetto, attacco io, attacco. No, scappo, scappo. Cioè, scappo. Ah, ma... Ah, cioè, mi manca pure, mi manca. Ok, fermati. Ha sbagliato, ho sbagliato pulsante. Mamma mia. Ma sei pazzo tu. Ta fuoco! Di che? E se mandasse il famiglio? Vai! Ok. Quello è un globo dorato, ti fa recuperare tutti quanti i PS. E mica solo quello, ti permette pure di sferrare un super colpo senza usare nemmeno mezzo PM. Ah, ok. Ok, prendilo subito. Ok, lo prendo, lo prendo, lo prendo. Ma come si prende? Ok, perfetto. Danza dei fendenti, taglia folli, vai. Ma come non può muoversi? Ma no! Ma difenditi! Ma dai! Ma perché? Tagli folli! Beccate questo! S... 9, arrivato mo. Allora scusami, Ah, non ce l'ho più, vabbè. Allora niente, aspettiamo un attimino. Attacchiamo. Vai, recupero un attimino, perfetto. Aspetto che fatta. Ecco, difenditi, vai. Perfetto. Non te l'aspettavi che sapessi anche difendermi, Occasione! Anvedi, Ollino! Quel tipo si è stancato da solo. Questa è la tua grande occasione, sbrigati. Dagli un sacco di botte. Ci puoi contare. Sì, però se non lo mancassi sarebbe meglio. Vai, palla di fuoco e finisce. Grande. E il primo boss è sconfitto. Ciao. Non scompare. Cioè, è guardiano della foresta e ci attacca. Siamo solo venuti a parlare. Spirito dei boschi, oggetto. Perfetto, siamo tutti due a livello 5. Colpo sabbioso, ti fa diventare cieco temporaneamente. Ma non è che mi serva più di tanto, credo, per ora. E Bias in goccolone, ci è mancato un pelo, ci è mancato. Il guardiano si è diretto verso la parte più folta del bosco. Pensi che sia tornato normale? Ne so quanto te, ragazzi, però mi pare che non ci abbia più quello sguardo spiritato. Forse se vorrà riposare un pochetto per rimettere ordine nella capoccia sua, e poi tornerà a fare quello che gli compete. Ma che cosa l'aveva fatto uscire di senno? Credi che fosse...
E certo che sì, ci aveva Shader scritto in fronte. Dovremmo stare attenti quando attraversiamo altre foreste. Ci sono guardiani dappertutto. Comunque, abbiamo fatto il dovere nostro. Potremmo tornare a Faccio di Legno? Certo, andiamo. Wow, ragazzi. Ha sbloccato un nuovo racconto dell'Abecedabra. よくぞ森の主は元に戻してくれた。あれもしっかり見つかっておるぞ。その前に礼代わりのプレゼントじゃ。プレゼント？おお、感謝です。わしの親友ロックストーンを預けよ。わしに負けず劣らずの知識人じゃ。旅の案内人となってくれるだろう。 ストーン先生とでも呼んでおけば機嫌よくいろいろと教えてくれるだろう。そしてもう一つがトレビン。お前たちが求めておったものだな。これは人の心のかけらを入れる入れ物じゃ。抜け殻人を救うにはこのトレビンと心を受け渡す魔法が必要になる。共に授けようぞ。長老様、 ありがとうございます。おお、きちんとお礼が言えるいい子じゃ。それに引き換え。何ですの？ちゃんと言いますが、ありがとうって、ありがとう。相変わらずじゃの。まあよい。では行くがよい。それと少年よ、たまにはここに戻ってきてこの長老に旅の話を聞かせてくれ。 それが楽しみでここで待っておるからの。はい、長老様。ほな行こうか。ゴロネール王国に戻るで。あの門番を元に戻してやらんとあかんからな。うん。Bene, bene. La narra pietra è disponibile nel menu principale. E abbiamo ottenuto un medaglione portacuore. E l'incantesimo prendi cuore e dona cuore. Ottimo. Bene, direi che possiamo concludere anche questo episodio allora di Ni No Kuni, ragazzi. È stato un episodio davvero davvero interessante. Abbiamo anche sconfitto, penso, un boss, un guardiano. Non so se si possa definire boss propriamente. Comunque sia, il titolo non sarà boss, però guardiano della foresta, insomma. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è anche il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che vengono pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Come sempre vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!